giornata di protesta, la grigliata di protesta. Sì. Cosa volete dire? Queste che abbiamo fatto. L'abbiamo fatto per mandare via la banda Allegra Capezzuoli. Questi hanno belle fatto una società dove ci andranno le braccia, noi, e i parassiti che praticamente hanno mandato in disgrazia questa azienda rimarranno nel pubblico a gestire ciò che sarà il domani. Ieri c'era un compagno d'Arezzo e ci raccontava che lui perde 250 euro da due anni a questa parte di busta paga e lavora 4 giornate in più, più 2 ore la settimana in più, gratis, cioè a rimessa perché piglia 2,50. Questo è il futuro delle privatizzazioni. Per il quanto riguarda il cittadino, di sicuro ci sarà aumento di biglietto e taglio ulteriore dei servizi. Fare il tranviere non è semplice, guidare nel traffico non è semplice, non è come, con tutto il rispetto, stampare un pezzo tutto il giorno, tutto sempre uguale. Qui quando si sbaglia si ammazza qualcuno. E il bello è che ci andiamo di mezzo personalmente, penalmente. Dopo la grigliata ci sarà lo sciopero. Uno sciopero, e non sarà uno scioperino come dice lui, non sarà assolutamente uno scioperino. La privatizzazione è una barzelletta per far cassa all'azienda ATAP. Il problema è che dare in mano al privato il 40% senza un piano industriale e un percorso trasparente è un salto nel buio che noi non siamo disponibili ad accettare. Presidente Bonaccorsi dice che state lottando per mantenere dei privilegi. Presidente Bonaccorsi è arrivato 23 mesi fa, se c'è qualcuno che ha dei privilegi sicuramente è lui e non noi. 20 anni e ci sono, e mio padre c'è stato 30, che sono due generazioni. Tutto ciò che il tranviere ad oggi ha è perché ai tempi dei tempi, tra normativa e salario, ha deciso di scegliere normativa e lasciare salario, sicché per questo non c'è nessun tipo di privilegio. Allora, la consigliere Lezzordo è qui al presidio ATAF, come sì. Mai? Beh, per solidarietà con lo stato di agitazione e mobilitazione che stanno facendo i lavoratori di ATAF. Vicenza ha preso delle decisioni così importanti senza nemmeno passare attraverso il Consiglio Comunale da un lato, ma mandando assolutamente contro anche quello che è la voce dei lavoratori.